Amici di Opinione Equestre, Vermezzo Winter Cup, un'altra grande indiscussa protagonista è Nausica Maroni. Nausica, come sta andando? Buongiorno, buongiorno a tutti. Sì, bene, direi bene. Ho fatto appena adesso la prima gara, quindi è andato bene con un cavallo di una mia allieva, per cui bene, tutto a posto. Ecco, il dressage, che è comunque una disciplina particolare. Quando ti sei avvicinata al dressage? Ah, io decisamente tardi, per cui io sono proprio un outsider, nel senso che ho cominciato le mie prime gare EF nel 2004, quindi 10 anni fa. Abbiamo corso tanto, perché comunque in 10 anni piano piano sono arrivata a fare il Gran Premio facendo i cavalli io personalmente, quindi un grande orgoglio per me, aiutato ovviamente da trainer, non è che sono il genio della lampada, però in ogni caso insomma sono andati bene, insomma, ecco, rispetto magari ad altre persone che ho avuto la fortuna di cominciare un po' prima. Io mi sono avvicinata dopo essere stata per tanti anni nel mondo dei cavalli spagnoli, prima ancora col salto quando era piccolina, poi i cavalli spagnoli, alla fine sono andati alle fiere, tutto quanto, fino ad arrivare proprio in questo mondo che è completamente, insomma, diverso, ma che ci piace, per cui lo lavoriamo volentieri. Così. Infatti ci piace definire, quali sono le caratteristiche, le qualità caratteriali che bisogna avere per il dressage? Allora, la prima, secondo me importantissima, è una grande pazienza, una grande conoscenza dell'animale in sé per sé, quindi del cavallo, e poi una grande umiltà, perché non si è mai smesso di imparare, in tutte le discipline sicuramente, però nel dressage secondo me è una delle più difficili, e ogni volta devi sempre riuscire a scoprire un pezzettino nuovo, e quindi devi sapere quali sono i tuoi limiti e soprattutto, insomma, essere molto umile per dire forse sto sbagliando e magari fare un passo indietro, ecco, questo è importante. Quanto tempo dedichi all'allenamento? Beh, io monto circa 8-9 cavalli al giorno, un'ora all'uno più o meno, quello è, conciliando con famiglia, perché ho due figli, quindi uno di 15 anni, di 10 anni, e l'azienda, perché è nostra, per cui comunque dobbiamo far tutto, insomma, sì, anche un allevamento di cani, insomma, si cerca di far... La super mamma. No, insomma, non so se i miei figli potrebbero dire altrettanto, perché come sempre non sei mai con noi, però insomma, sì, insomma, ma il più grande comunque condivide la nostra passione, perché ha cominciato a montare anche lui, è il più piccolino che per lui è un po' più pesante, perché a 10 anni non gli piacciono i cavalli, se non è affatto sofferto. Sì, allora, poverino, non può condividere con noi questa cosa. Però. Nausica, quali sono i tuoi prossimi appuntamenti? Allora, noi partiamo martedì con uno junior che è mio figlio, poi uno young rider per Vidoban. Io porterò soltanto un cavallo giovane, nei 7-9 anni nel giro piccolo, perché la mia purtroppo ha avuto un infortunio, la mia da Gran Premio, per cui ho dovuto rinunciare. Vabbè, però comunque sia, abbiamo questi, Vidoban 2 settimane, stiamo fuori. Volevamo far Barcellona, ma dopo quello che è successo con Roccabella torniamo a casa e faremo Nizza. E poi vediamo, quello che vorremmo riuscire anche a fare Lipizza e Glock, su in Austria, pian piano, più qualche nazionale, ecco, perché più che altro anche per dare spazio ai clienti che magari non fanno gli internazionali, ma è giusto che escano anche loro in concorso. Ecco, a proposito di grandi giochi, tra pochissimo ci sono le qualificazioni per i giochi olimpici, come vedi l'Italia? Beh, insomma, come vedo l'Italia, insomma, per quanto riguarda la mia disciplina, il dressage, sicuramente il binomio trainante è Valentina, e su questo è indiscusso, non c'è problema. Dietro secondo me tutto può capitare, veramente sono dei binomi che secondo me stanno lavorando bene e possono fare la differenza, non è scontato, l'unica per me che è davvero scontata, nel senso, scontata in senso buono, nel senso che veramente trainante è Valentina, ci vuole qualcuno dietro, ci vuole qualcuno veramente che prenda e cavalchi il fatto che lei è avanti e riuscire a seguire, però non so, non avrei tanta... Cioè, dire sì questo e l'altro no, solo Valentina dico di sì, per me gli altri è boh, sì. Perfetto, grazie mille. Da Vermezzo è tutto, Sara Ventura per Opinione Equestre.